della progettazione. Di che cosa ci occupiamo oggi? Allora, quindi la prima cosa che dobbiamo fare quando ci accingiamo a scrivere un progetto è indubbiamente quello di far riferimento a quelle che sono le politiche dell'Unione Europea. Vediamo ora quali sono le politiche che attraversano, diciamo, l'Unione Europea nell'ambito che ci interessa, quindi il settore culturale. L'Unione Europea, per quanto riguarda il settore culturale, ha praticamente, vi ho già anticipato che la cultura è comunque una tematica trasversale e che quindi sarebbe buona cosa non fissarsi su un programma vero e proprio che appunto che va a finanziare l'ambito culturale, che è Europa Creativa, che abbiamo già visto la volta scorsa, ma accingerci a utilizzare così più programmi per presentare il nostro progetto che ha comunque una natura di tipo culturale. Intanto dobbiamo dire che troviamo l'ambito culturale, lo ritroviamo in uno dei documenti chiave dell'Unione Europea, che all'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità Europea, cosa fa? Ci parla direttamente di che cosa significhi appunto cultura. Infatti ci dice che l'azione della comunità è quindi intesa come azione della comunità, quindi azione degli stati membri che vanno a comporre l'Unione Europea, è quella di fare che cosa? Di andare a migliorare la conoscenza e diffondere la cultura e la storia dei popoli europei, conservare e salvaguardare il patrimonio culturale di importanza europea, attivare gli scambi culturali non commerciali e andare a potenziare la creazione artistica e letteraria. Inoltre, questo articolo molto importante ci dice anche che la comunità, gli stati membri, favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura. Quindi è importantissimo, e tra l'altro poi il comma 4 ci dice anche che la comunità tiene conto degli aspetti culturali dell'azione che svolge e in particolare al fine di rispettare e promuovere le diversità tra le culture. È importante questo articolo ovviamente, soprattutto lo dobbiamo tenere in considerazione quando scriviamo il nostro progetto, perché il fatto comunque, come vi ho già detto la volta scorsa, di far riferimento alle politiche europee è fondamentale quando andiamo a redigere il progetto e soprattutto questo articolo che fa parte del trattato che istituisce l'Unione Europea è ovviamente fondamentale. Quindi vedete fin da subito che la cultura è quindi una tematica molto importante che sta molto a cuore ovviamente all'Unione Europea. E non possiamo fare a meno infatti di citare quelle che sono le fonti che l'Unione Europea utilizza proprio per andare a incrementare e a lavorare in questo ambito, nell'ambito culturale. Un altro documento molto importante che vi invito comunque a leggere è sicuramente quello relativo è quello relativo all'Agenda Europea per la Cultura, perché comunque, diciamo, partendo da questo articolo 151 del trattato che istituisce l'Unione Europea, poi la Commissione cosa fa? Annualmente, intanto, annualmente appunto va a pubblicare un piano annuale di lavoro. E inoltre nel 2007 ha creato la cosiddetta Agenda Europea per la Cultura, che è stata praticamente ripubblicata nel 2018 ed è un documento molto importante da tenere assolutamente in considerazione, perché non solo ci aiuta appunto nel redigere un progetto, ma vi aiuta anche se ovviamente siete degli operatori che lavorano in ambito culturale a utilizzare comunque a capire se quello che state facendo va comunque nella direzione
che la Commissione vuole ed è assolutamente importante. Comunque, facendo parte dell'Unione Europea, è indubbiamente importante capire se effettivamente quello che stiamo facendo rientra in quelli che sono gli auspici dell'agenda europea per la cultura. Vi dicevo prima che nel 2018 quindi viene istituita questa nuova agenda per la cultura, che adesso comunque vediamo, e questa nuova agenda contiene dei temi molto importanti che comunque sono collegati al programma che abbiamo visto, di cui abbiamo discusso, quindi Europa Creativa, perché ci dice intanto che tra gli obiettivi, ovviamente riprende tra gli obiettivi strategici, quelli che abbiamo prima letto, che fanno parte appunto del trattato di istituzione dell'Unione Europea, ma soprattutto entra ancora di più, diciamo, nello specifico, dicendoci che la cultura, cioè cosa vuol fare la Commissione europea nell'ambito culturale. E questo ci aiuta ancora una volta, insieme con i contenuti che abbiamo letto del regolamento che istituisce il programma Europa Creativa, a capire che cosa significhi appunto lavorare, che cosa mira, diciamo, la Commissione, cosa mira raggiungere quando si parla di cultura. Infatti, attraverso questa nuova agenda, la Commissione ci dice che intende andare a promuovere gli scambi culturali tra gli operatori, andare a promuovere azioni specifiche legate all'inclusione sociale, andare comunque a lanciare, a lavorare sempre di più in stretto contatto con le città e andare a far sì che ci siano sempre meno ostacoli sulla mobilità, anche delle opere artistiche e culturali. E l'aspetto che volevo un po' sottolinearvi è sicuramente quello legato al ruolo delle città e delle regioni, perché la Commissione riconosce alle città e alle regioni, le riconosce proprio come base per sviluppare le tematiche culturali, quindi la cultura nasce dal basso, nasce dalle città. E quindi questo è importante perché ovviamente fa sì che la Commissione veda di buon occhio il fatto che i progetti che presentiamo partono proprio da un'area, da un ambito locale, legato quindi alle città. L'aspetto, diciamo, molto importante è il rafforzamento delle relazioni culturali internazionali. Abbiamo visto che il nuovo regolamento che va a istituire Europa Creativa 2021-2027 riprende l'aspetto delle relazioni internazionali e lo riprende perché già comunque nell'agenda per la cultura che è stata approvata dalla Commissione nel 2018 c'era già questo aspetto. Quindi il fatto appunto di andare a promuovere la cooperazione in ambito internazionale, quindi non solo europeo. Infatti, ci dice addirittura già qui, vi ricordate la volta scorsa che vi avevo detto che il fatto di inserire il collegamento, quindi la cooperazione in ambito internazionale, significa che la Commissione vuole comunque lavorare con paesi al di fuori dell'Unione Europea. E nell'agenda per la cultura troviamo già anche l'ambito con cui vuole rafforzare le relazioni. Parla infatti di Balcani occidentali, no? E non solo, ci parla anche di altri paesi, quindi legati praticamente al Medio Oriente, l'Africa settentrionale, l'America Latina, e nonché di sostenere corridoi del patrimonio della Via della Seta in Asia centrale, Afghanistan e Iran. Significa che con molta probabilità a partire dal 2020 21, ci saranno comunque degli stanziamenti previsti che vanno a supportare proprio la cooperazione in ambito culturale con questi paesi, quindi anzi, non solo con questi, anche con la Cina e il Giappone la Commissione ha intenzione di rafforzare i rapporti in ambito culturale.
Quindi vi raccomando di tenerlo in seria considerazione quando poi vorrete progettare in ambito culturale. E sicuramente l'agenda per la cultura va a sottolineare ancora una volta l'esigenza di andare a creare un piano di azione per andare a salvaguardare il patrimonio culturale. E non solo, andare comunque a sostenere e a migliorare l'aspetto, diciamo, del digitale. La Commissione ci dice che andrà comunque a sostenere non soltanto la digitalizzazione, ma anche a prevedere più fondi per l'ambito audiovisivo e per la radio e per i film, quindi per l'azienda cinematografica, per le aziende cinematografiche. Ovviamente poi sottolinea, la Commissione sottolinea sempre tramite questa nuova agenda per la cultura la volontà di andare appunto a prevedere e a finanziare interventi a favore dei restauri, quindi del patrimonio culturale. E andare poi a creare un dialogo con le organizzazioni anche del terzo settore che lavorano nell'ambito culturale. Quindi vedete che l'agenda proprio è strettamente collegata a quello che poi abbiamo ritrovato in parte nel programma Europa Creativa che abbiamo visto la volta scorsa. Un altro documento che vi lascio, che vi consiglio comunque di leggere, è relativo alle conclusioni che il Consiglio, ha fatto, il Consiglio dell'Unione Europea ha effettuato sul discorso relativo all'ambito al piano di lavoro per la cultura 2019-2020, perché vi ho detto prima che la Commissione, oltre a aver pubblicato, diciamo, questa nuova agenda per la cultura, redige un piano di lavoro. E all'interno, diciamo, di questo piano di lavoro che si conclude nel 2022, quindi altro documento assolutamente da tenere in considerazione, il Consiglio dell'Unione Europea ribadisce ancora una volta la necessità che si lavori su alcune priorità in ambito culturale, che sono queste che vi sto facendo vedere, quindi sulla sostenibilità nell'ambito del patrimonio culturale, sulla coesione e il benessere, sulla parità di genere, su un ecosistema che vada praticamente a sostenere i professionisti che lavorano nell'ambito della cultura, non solo i professionisti, ma anche i contenuti culturali. E ancora una volta ritroviamo le relazioni culturali internazionali. È ovvio che leggendo queste priorità, quando noi scriviamo un progetto, non possiamo discostarci, cioè se siamo furbi, dobbiamo proprio partire dall'analizzare la nostra situazione locale e tenere ben presente quali siano appunto le priorità per la Commissione europea, perché ovviamente il valutatore questi documenti li conosce e li tiene in considerazione quando valuta il nostro progetto. Per esempio, per quanto riguarda la parità di genere, è proprio legata al fatto di andare a eliminare i divari tra le diversità di genere quando si lavora proprio in ambito culturale. E lasciando proprio da parte queste diversità e attuando delle politiche e delle misure specifiche che vadano proprio a favore della parità di genere. Le relazioni internazionali le abbiamo viste prima, quindi vi ho detto prima con la nuova agenda per la cultura quali sono anche gli ambiti internazionali su cui la Commissione punterà. Allora, vi ho detto precedentemente che forse anche più volte, che una delle strategie da cui occorre assolutamente partire, ancora prima di scrivere, è ovviamente andare a leggersi quelle che sono le direttive, comunque i pareri, le agende relative all'ambito in cui noi stessi ci muoviamo. Questo
Questo anche indipendentemente se vogliamo o non vogliamo poi scrivere un progetto, perché comunque essendo cittadini europei è buona cosa e lavorando poi in un ambito culturale cioè, ovviamente ci aiuta il fatto di conoscere ecco, cosa sta facendo l'Unione Europea in questo ambito in cui lavoriamo. Poi vi ho anche spiegato quando abbiamo fatto l'analisi dei programmi che sarebbe buona cosa. Fa sì che non si aspetti la pubblicazione dei bandi. Allora, ripeto ancora una volta, quando si lavora, la Commissione come lavora, diciamo, per la pubblicazione dei programmi europei su cui si inseriscono i bandi e su cui noi andiamo a scrivere il nostro progetto. In pratica parte dal programma che discende quindi da un regolamento che viene approvato dal Parlamento, dal Consiglio, dopodiché dal programma nasce uno stanziamento che copre un settennio e da questo stanziamento poi di volta in volta vengono pubblicati dei bandi, delle call proposals. La stessa cosa dicasi questo per quanto riguarda i fondi a gestione diretta. Per quanto riguarda i fondi a gestione indiretta, visto che i fondi sono assegnati comunque agli stati membri, è lo Stato che poi assegna questo, o ne tiene una parte per sé, quindi i programmi vengono istituiti direttamente dai ministeri a seconda delle tematiche, oppure assegna dei fondi alle regioni che a loro volta creano dei programmi. E abbiamo visto anche un programma specifico che riguarda le città metropolitane. Non so se vi ricordate, abbiamo anche esaminato un programma all'interno appunto del PON città metropolitane, abbiamo visto un bando della città di Bologna. L'aspetto diciamo più importante che dovremmo assolutamente tenere in considerazione prima di scrivere il nostro progetto è legato alla programmazione. Programmazione che è la fase, diciamo, che dovrebbe precedere la redazione ovviamente del nostro progetto. Perché programmare? Programmare perché ovviamente se siamo bravi nella programmazione, adesso noi vedremo cosa significa comunque programmare, e se sappiamo programmare, abbiamo l'opportunità, come vi dicevo prima, di iniziare a preparare il nostro progetto senza bisogno di aspettare che venga pubblicato il bando. Quindi, programmare significa partire da quelli che sono i miei documenti, miei come associazione, miei come ente pubblico, come ente locale, e partire da quelli che sono i documenti strategici della mia organizzazione e iniziare appunto a programmare per capire come posso fare a finanziare determinati obiettivi o azioni che intendo fare in un arco temporale ampio. E questa è un po' la chiave, diciamo, della progettazione. Ancora prima, diciamo, di progettare, è assolutamente importante andare a programmare. Come si fa a programmare? Lo si fa tramite uno strumento che vi invito così ad utilizzare, che adesso andiamo ad esaminare, che si chiama matrice di finanziabilità, che aiuta a capire cosa vogliamo fare e se ci sono comunque dei finanziamenti che possono aiutarci a finanziare questo nostro obiettivo barra azione, ancora meglio sarebbe azione piuttosto che cioè attività piuttosto che obiettivo, cioè se riuscissimo a entrare da vicino in un'azione, cioè in un'attività piuttosto che un obiettivo, sarebbe meglio ovviamente. Allora, intanto, cosa significa appunto matrice di finanziabilità? Adesso andiamo praticamente a vedere come si scrive. Significa appunto andare a... perché è importante utilizzarla come strumento? Perché intanto attraverso la matrice io mi soffermo ad analizzare quali sono effettivamente i fabbisogni del mio ente e quindi praticamente vado a delineare quelle che sono le attività che mi accingerò a sviluppare. Dall'altra parte mi aiuta a capire se effettivamente ci sono dei fondi disponibili.
Quindi la costruzione di questa mia matrice mi aiuta per andare a identificare e per verificare appunto se anche a livello di tempistica io sono in grado poi di arrivare a coprire le azioni che voglio andare a fare tramite dei finanziamenti europei. Proviamo a fare un esempio di matrici di finanziabilità che adesso vi farò vedere. Sì, è uno schema semplicissimo. Adesso proviamo a compilarlo e proviamo a compilarlo guardando proprio un esempio specifico. E l'esempio che potrebbe essere questo, proviamo a partire dal fatto di essere comunque dipendenti di un'associazione. Ne ho presa una assolutamente a caso, quindi giusto per farvi vedere come si fa a scrivere. A compilare, scusate, questa matrice. Per esempio, questa è un'associazione, mettiamo che io sia il presidente di questa associazione dei volontari delle biblioteche. Quindi io parto da un documento che è appunto lo statuto, che contiene ovviamente gli scopi e le finalità di questa associazione, quindi promuovere la diffusione della lettura e l'uso del libro, promuovere e sostenere i servizi e le attività delle biblioteche del sistema bibliotecario di Sassuolo, conforme coordinate di volontariato per ampliare le opportunità di accesso e uso dei servizi medesimi e bla bla bla. E in particolare quello che mi interessa è che qui praticamente nello statuto troviamo già quello che l'associazione vuole fare. Cosa vuole fare l'associazione? Vuole attivare collaborazioni e convenzioni con gli enti locali e territoriali per garantire il funzionamento dei servizi di prestito dei libri a quegli utenti che non possono accedere alle biblioteche, in particolare agli agenti del nuovo ospedale di Sassuolo. Quindi l'associazione ci sta dicendo che una delle sue attività è proprio quello di andare a lavorare, quindi a utilizzare e garantire i servizi di prestito. Io, che sono il presidente, voglio iniziare quindi a ragionare per capire se ci sono dei finanziamenti in questo ambito, quindi inizio a compilare la mia matrice e quindi. La mia attività è quella di andare a creare forme di prestito per degenti ospedale. Il ragionamento che viene fatto per compilare la matrice qual è? È quello di pensare se per attivare, cioè per riuscire, diciamo, a realizzare questa attività, io possa utilizzare dei finanziamenti comunali, provinciali o regionali, oppure, mi sono dimenticata di aggiungere ovviamente quelli regionali, oppure posso arrivare, diciamo, a scrivere un progetto, quindi presentarlo all'Unione Europea, quindi ci sono dei fondi che finanziano questa cosa a livello di finanziamenti, quindi a gestione diretta e indiretta, oppure dei bandi privati o degli sponsor che possono praticamente attivarlo, che posso attivare. Dunque, intanto che tipo di attività è questa? È il fatto di andare a creare una forma forma di prestito per i degenti. Quindi è sicuramente un'attività, quello che vi devo chiedere fin da subito è un'attività che può avere comunque. Vi ricordate la parolina magica del valore aggiunto europeo? Io direi in questo caso no, perché comunque il valore aggiunto europeo su un'attività così locale non ce la vedo proprio. Quindi questo mi induce a compilare la mia matrice mettendo quindi una X soprattutto sui finanziamenti da parte del comune o della provincia o della regione. Quindi nel comune di Sassuolo piuttosto che la provincia o della regione in cui se non mi ricordo neanche se è Sassuolo, comunque è un'attività di tipo locale, escluderei assolutamente i finanziamenti a gestione diretta. E l'altra chance, vediamo se c'è un'altra chance, diciamo, che può sicuramente contribuire a finanziare questa mia attività.
Io direi che ci potrebbe essere a livello o di sponsor o di bandi privati, quindi questa mia seconda chance io la posso individuare, a mio avviso viene normalmente contraddistinta con questo segno di spunta, attraverso bandi privati. Bandi privati significa che possono essere, diciamo, bandi legati a delle istituzioni bancarie, delle fondazioni bancarie che possono supportare un progetto di questo tipo. Oppure, se riesco e faccio una campagna importante, anche attraverso degli sponsor. Ecco, se io scelgo, diciamo, di fare una campagna importante, quindi arrivare praticamente a avere un finanziamento da parte di sponsor, la mia campagna quindi diventa questa un'attività, l'attività A, e la mia attività B, quale potrebbe essere l'attività B? Potrebbe essere, se faccio una campagna per creare un meccanismo, non forme, ma meccanismo di prestito librario, per creare appunto questa campagna per andare a individuare degli sponsor, io questa campagna la posso, quindi campagna di promozione, posso pensare anche questa di farmela comunque finanziare dal comune o dalla regione. Ed essendo, diciamo, una seconda opzione, la mia campagna di promozione diventa un qualcosa che posso coprire con dei finanziamenti comunali o regionali o provinciali. Quindi, la matrice di finanziabilità si compila in questo modo. Co La X serve, diciamo, a coprire quel finanziamento principale che va a finanziare proprio la mia attività. Il segno di spunta invece è la seconda second best, quindi la seconda scelta che potrebbe andare a finanziare questa mia stessa attività. E il fatto appunto che un'attività possa essere finanziata sia da un finanziamento che dall'altro viene contraddistinto con questo quadratino che vedete qui rappresentato, perché significa che appunto per fare la campagna di promozione, quindi per andare a individuare degli sponsor, io potrei farmi, diciamo, coprire questa campagna con dei finanziamenti comunali. Dopodiché cosa faccio? Continuo praticamente a leggermi quelle che sono le attività previste dallo statuto della mia associazione, e quindi quali altre attività vuole fare? L'associazione vuole curare la frequenza al programma di addestramento e aggiornamento dei volontari. Quindi qui si tratta di fare un'attività legata alla formazione. Quindi formazione dovrebbe accendersi comunque qualcosa dentro di noi, perché della formazione abbiamo parlato quando abbiamo visto i finanziamenti a gestione diretta, quindi formazione volontari. Quindi sappiamo che questa mia associazione è formata dai volontari. La formazione dei volontari, come faccio, diciamo, a farmela finanziare? Abbiamo visto che la formazione è comunque qualcosa che viene finanziato sia a livello, diciamo, con dei finanziamenti e gestione diretta, quindi tramite il programma Erasmus+, non so se vi ricordate, spero di sì, e quindi ci metterò la mia crocetta sui finanziamenti e gestione diretta. Ma viene anche finanziata con finanziamenti e gestione indiretta, quindi ammettiamo che io voglia comunque scrivere un progetto e presentarlo alla Commissione europea, quindi per me questa è la prima scelta, quindi metterò la crocetta. La seconda scelta invece è legata
a finanziamento e gestione indiretta. Ve lo ricordate, l'FSE, il Fondo Sociale Europeo? Il Fondo Sociale Europeo va a finanziare programmi di formazione. Ammettiamo che mentre sto appunto ragionando sulla mia matrice di finanziabilità e quindi pensando alla formazione dei volontari e io metta questa crocetta, quindi come prima scelta mia sono finanziamento e gestione diretta, qui mi viene in mente che una sottoattività sulla formazione dei volontari che può essere finanziata da un finanziamento di Erasmus+ è legata a che cosa? Alla, per esempio, alla mobilità, quindi a uno scambio tra volontari di altra associazione europea. Quindi questo mi aiuta praticamente ad andare a riprendere in mano il mio programma Erasmus+, andare a trovare al suo interno quell'azione che va a coprire gli scambi, oppure ammettiamo che io non voglia fare uno scambio di mobilità, ma voglia fare una formazione online. Anche questa è un'altra opzione che va sempre dentro e che posso finanziare attraverso finanziamenti e gestione diretta, sempre all'interno di questo programma europeo Erasmus. E quindi in tutte e due ho due, diciamo, chance che posso utilizzare. Però vedete che come la matrice di finanziabilità, adesso vabbè, ovviamente questo è un esempio che sto facendo in 3 minuti. Ovviamente la matrice di finanziabilità deve essere uno strumento che vi dovrebbe guidare nel momento in cui andate a programmare. E ci vuole ovviamente calma nel compilarlo. E anche perché lo si inizia a compilare facendo un ragionamento come stiamo facendo insieme, ma poi ci si sofferma anche sulle sottoattività che di volta in volta, una volta che lo si rilegge più volte, questa matrice vengono in mente, perché ovviamente più continuiamo, diciamo, a rileggerlo e più ci vengono delle sottoazioni. E questo ci aiuta a programmare, cioè avere comunque un quadro di attività che noi possiamo poi spalmare a livello di più anni. Io direi di continuare comunque a guardare, proviamo a guardarne un altro di attività che si è data praticamente, che è scritto qua nello statuto di questa associazione, per esempio. Qui ci dice che vuole fare attività di animazione rivolte ai bambini, quindi come letture animate, spettacoli teatrali e bla bla bla, quindi letture e quindi attività di animazione. Attività di animazione, quindi mi soffermo, riprendo la mia matrice e vado comunque di nuovo a compilarla, quindi e ci scrivo appunto attività di formazione per bambini. Mi fermo un attimo a pensare. Allora, l'attività di formazione per bambini è un'attività, quindi anche questa è un'attività che io andrò ad eseguire, ad effettuare localmente. Non è un'attività che mi porta no, di formazione, scusate. L'attività per bambini è un'attività che faccio a livello locale, quindi faccio delle iniziative locali, no? Quindi se faccio delle iniziative locali, quindi degli eventi, oppure, non so, mi programmo una stagione specifica, questo mi induce intanto io direi, a non tenere, a togliere, diciamo, a non tenere in considerazione i finanziamenti e gestione diretta, perché di nuovo la domanda che devo farmi è: ha un valore aggiunto europeo questa attività? Io direi di no, perché la sviluppo localmente. Quindi io direi anche di metterci una bella crocetta su finanziamenti legati all'ambito locale, quindi comune, provincia o regione.
Posso trovare dei fondi indiretti che vanno a finanziare questa attività? Difficilmente ci sono dei fondi che coprono e che riescano comunque a finanziare attività, eventi e iniziative. Possono esserci dei bandi legati a fondazioni di privati? Sì, potrebbero esserci, quindi questo potrebbe essere una mia seconda. Quindi, come seconda chance io potrei avere o dei bandi, cioè potrei avvalermi o di finanziamenti da parte di privati oppure da finanziamenti che derivino da sponsor. Quindi dipende molto da quello che vogliamo fare. Io direi che andrei più a chiedere, a legare, diciamo, queste iniziative più agli sponsor che a delle fondazioni, anche perché scrivere comunque un progetto legato a delle iniziative di questo tipo è molto difficile, mentre trovare sponsor che vanno a coprire delle iniziative locali è indubbiamente più semplice. Ne vediamo ancora una, giusto per capire, spero che sia chiaro il concetto che sta alla base, quindi della compilazione di questa matrice. Quindi la promozione, la partecipazione a manifestazioni e a feste cittadine, questo invece secondo me è un'attività che posso benissimo farmi finanziare o trovare dei finanziamenti a gestione diretta, perché di nuovo la mia domanda è: ha un valore aggiunto di tipo europeo? Sì, potrebbe averlo, perché comunque abbiamo visto che all'interno anche di Europa Creativa vi è un finanziamento che va a coprire comunque festival e iniziative di questo tipo. Ovviamente il festival non può essere un festival di tipo locale, deve essere un festival poi legato a un ambito europeo, però io direi che questo è sicuramente un qualcosa che può trovare dei finanziamenti a livello europeo, li può trovare sia in Europa Creativa ma anche in Europa per i cittadini, che è quel programma che vi avevo fatto vedere che va a promuovere per esempio il gemellaggio tra più città, o in questo caso potrebbe andare a promuovere il gemellaggio tra enti che vanno a promuovere queste tipologie, diciamo, di festival, di promozione alla lettura per i bambini. Quindi io direi che indubbiamente la mia crocetta questa volta passa sui finanziamenti e gestione diretta. Adesso vediamo comunque invece un ente pubblico, come si fa con un ente pubblico a compilare questa matrice. Per quanto riguarda l'ente pubblico, con l'ente pubblico possiamo anche qui programmare, anzi dovremmo programmare, sarebbe buona cosa programmare le attività e andare a compilare una matrice di finanziabilità. Se da illustrare al nostro dirigente, al nostro direttore, perché diventi la base su cui appunto andare a sviluppare le nostre attività. Ho preso da cosa sono partita? Sono partita dal documento unico di programmazione, in questo caso ho preso quello del Comune di Milano, perché lo conosco meglio, e 2022, quindi vedete come arco temporale piuttosto ampio. E cosa faccio? Io parto dal DUP, vado a cercare l'ambito che interessa ovviamente le biblioteche e anche qui vado poi a compilare quello che è la mia matrice di finanziabilità. E lo si fa facendo che cosa? Andando appunto a pensare quali sono le attività che vanno a finanziare l'ambito appunto delle biblioteche. Allora, qui vedete che c'è un elenco, come tutti i DUP, di obiettivi ne prendo uno. Per esempio, qui si parla di Biblioteca Centrale, quindi Palazzo Sormani, un intervento che consentirà all'istituto di riqualificare la propria offerta in attesa che si definisca una prospettiva concreta per la nuova sede della Biblioteca Comunale Centrale. Quindi saranno ripensati il layout degli spazi.
Quindi questo cosa ci fa pensare? Il layout degli spazi della Sormani. Riprendo ancora la mia matrice, non ne creo una nuova, scusatemi, ma utilizzo comunque quella che, sulla quale stavamo lavorando per quanto riguarda lo statuto, dopo ve ne darò comunque una compilata in parte per quanto riguarda l'associazione e un'altra per quanto riguarda un ente locale, in questo caso stiamo guardando il DUP del Comune di Milano. Quindi, il DUP ci dice che si vogliono riqualificare gli spazi della biblioteca. Allora, questo intanto dovrebbe accendermi subito un campanello. Allora, su quali fondi mi devo andare a basare? Allora, mi devo basare su dei fondi, direi, non a gestione diretta, perché abbiamo detto fin dall'inizio che i fondi a gestione diretta non vanno a finanziare azioni strutturali, ma se voglio riqualificare degli spazi e voglio trovare dei fondi, li troverò nei finanziamenti a gestione indiretta. Quindi, nella matrice di finanziabilità, io sicuramente la mia crocetta andrò a metterla qui, perché sono i fondi strutturali che vanno ad aiutarmi a riqualificare gli spazi. E questa è sicuramente la fonte primaria da cui devo pensare di prendere i miei finanziamenti. Escluderei i bandi di privati e sponsor, no, forse gli sponsor non, potrei anche tenerli in considerazione, però come second best. Quindi metterei comunque una spuntina sui nostri sponsor, ma indubbiamente la fonte da cui andrei a trarre i miei finanziamenti è legata ai finanziamenti a gestione indiretta. Ok? Dopodiché vado avanti a leggermene un'altra di azione prevista. Anche questa riguarda la biblioteca di Baggio, quindi i lavori di ampliamento, e anche questa quindi è un'attività di tipo infrastrutturale, che se voglio riportare nella mia matrice sarà legata a fondi a gestione indiretta. Dopodiché, però, mi dice qualcosa legato ad esempio aspetti legati per esempio sono tutti allestimenti una struttura in cui far convergere i depositi. Ecco, l'aspetto dei depositi. Qua parla di, per quanto riguarda i depositi, tramontata la riqualificazione del deposito di via delle, da prioritario urgente individuare una nuova struttura in cui far convergere tutti i depositi bibliografici archivistici. E tale struttura debba essere integrata ai depositi museali. Quindi questo mi lascia pensare che legato, diciamo, al discorso depositi, non ho ancora un'idea, quindi sviluppo depositi di biblioteca in collegamento con musei, depositi museali. Mi lascia, così leggendola come l'abbiamo letto, pensare che ancora un'idea l'ente non se l'è fatta sui depositi. Forse varrebbe la pena, legata ai depositi, fare uno studio e vedere in Europa come si stanno muovendo a livello di depositi. Quindi, in questo caso io direi che potrei pensare di scrivere un progetto e presentarlo all'Unione Europea, un progetto quindi non strutturale in questo caso, quindi un progetto di scambio in cui vado a confrontarmi e questo mi darebbe la possibilità di andare, quindi metto una X sotto i finanziamenti a gestione diretta, perché questo mi dà la possibilità di andare a creare uno scambio o un'analisi accurata andando a individuare dei partner che questi depositi li hanno già istituiti e quindi mi aiuterebbe poi a creare il mio deposito. Dopodiché, una volta, diciamo, utilizzati questi fondi, quindi fatto questo progetto, io potrei anche utilizzare
dei fondi a gestione indiretta per attivare direttamente il fondo stesso, il deposito stesso, o addirittura anche dei bandi legati a dei finanziamenti di fondazioni, però la vedo già più difficile che le fondazioni possano comunque finanziare dei progetti di questo tipo. Quindi direi che come prima scelta la lascerei su finanziamenti e gestione diretta, come seconda scelta finanziamenti e gestione indiretta. Quindi abbiamo detto che la prima cosa che dobbiamo fare quando pensiamo di andare a progettare è indubbiamente creare una matrice di finanziabilità, matrice che ci aiuta anche a avere un documento che stiliamo, che detta delle priorità sul nostro agire su un arco temporale di tempo. Quindi è fondamentale la matrice quando si vuole progettare. Prima ancora, appunto, ripeto, di progettare è opportuno proprio andare a creare la mia matrice. Una volta che ho creato, individuato quindi quelli che sono le mie priorità, le fasi della progettazione prevedono appunto che si parta da un'idea progettuale, si scriva al progetto e quindi si passi, diciamo, dalla gestione della nostra proposta progettuale, quindi la stesura del progetto stesso, la costruzione del partenariato e l'attivazione del partenariato stesso. Dopodiché, se viene finanziato, abbiamo ovviamente la gestione, quella più operativa del nostro progetto. E quindi le tre fasi del project management sono l'idea progettuale, che è collegata all'informazione e al lancio ovviamente del progetto stesso. Quando si scrive e quando si ha un'idea progettuale, normalmente io vi ho già spiegato che non occorre aspettare il bando, quindi infatti qua stiamo parlando di draft, quindi di lancio del progetto e non aspetto che la commissione mi pubblichi la call for proposal, solo la regione pubblichi il bando. Io ho un'idea progettuale, mi informo su quali che sono le mie fonti e dopodiché lancio il mio progetto attraverso questa fiche progetto, si chiama fiche progettuale. È la fiche che vi consente di andare dal funzionario di Bruxelles a presentare quello che volete fare su un progetto in ambito culturale. La fiche si compone di cosa? Questo è un esempio di fiche, per esempio, scusate, è un modello così di fiche compilato. Nella fiche cosa mettiamo innanzitutto? Inseriamo l'acronimo del mio progetto, quindi il titolo del progetto con un acronimo. L'acronimo è qualcosa che forse è fin da subito meglio individuare una volta scritta la fiche, perché l'acronimo aiuta proprio a rappresentare il nostro progetto, perché è sull'acronimo che poi, se l'acronimo è molto avvincente, abbiamo notato che i funzionari comunque di Bruxelles già subito si appassionano al nostro progetto. L'acronimo va a riassumere quello che è il contenuto, se vogliamo, del progetto. Per esempio, un acronimo di un nostro progetto è stato Brand Tour. Brand stava per Building Regional Action for New Development in Tourism. E quindi il Brand Tour è stato qualcosa che mi è piaciuto fin da subito. Cosa deve contenere poi la fiche? Indubbiamente delle informazioni, un abstract, quindi che cosa vogliamo fare con il nostro progetto, le attività e il budget. E il budget, quindi, e la quota di cofinanziamento, ribadisco, quando si presenta un progetto soprattutto, ma non solo, sui finanziamenti a gestione diretta, il finanziamento non è quasi mai del 100%.
Quindi nella fiche io scriverò quanti soldi poi sono in grado di metterci io come quota di cofinanziamento e qual è la quota che sto cercando anche dai partner. E poi delle informazioni relative ai partner che stiamo individuando. Con la fiche progettuale, quando apriranno di nuovo le frontiere, potremo andare a Bruxelles a presentare la nostra idea di progetto, perché farci dare una mano dal funzionario anche a individuare partner che forse non abbiamo ancora individuato. Quindi è importante scrivere una fiche nel momento in cui il nostro progetto è chiaro. Prima ancora di entrare nelle tecniche di progettazione, vorrei fare una premessa su quello che deve contenere una proposta progettuale per essere un'ottima, diciamo, proposta progettuale, soprattutto per far sì che venga finanziata. Quando si parla appunto di buona proposta progettuale, si parla di bontà, di tre tipologie, diciamo, di tre aspetti di bontà legati alla buona proposta progettuale. Per essere buona, una proposta progettuale lo deve essere dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista estetico. Formale significa che io quando scrivo un progetto devo essere in grado comunque di aver letto bene il regolamento che istituisce il programma, le politiche dell'Unione Europea, devo averle ben presente e soprattutto devo essermi letta tante volte il bando. Abbiamo visto come al bando bisogna proprio soffermarsi riga per riga perché vi avevo già consigliato di fare una checklist all'interno del bando, perché nel bando proprio troviamo quello che il valutatore poi si vuole sentire raccontato tramite il mio progetto. La bontà sostanziale è legata invece al fatto che scrivo delle azioni che siano coerenti, quindi azioni coerenti tra di loro, coerenti anche dal punto di vista della tempistica e coerenti con gli obiettivi specifici e con gli obiettivi generali. E coerenti anche per quanto riguarda la tipologia di partenariato che vado a individuare e dai finanziamenti dal mio budget che vado a creare, a generare, che non deve essere un budget sproporzionato rispetto alle tipologie di azioni che poi vado ad effettuare, anche in termini di finanziamento che vado a richiedere. Spesso e volentieri i progetti non vengono finanziati perché non sono proporzionati dal punto di vista del finanziamento. O perché si cade nella tentazione di chiedere più soldi rispetto a quelle che sono le attività che poi vado a svolgere. Quindi, in questo senso, la bontà ci deve essere una bontà di tipo sostanziale. Altro errore da non commettere è indubbiamente quello del partenariato. Il partenariato deve essere equilibrato. Perché se vado a individuare dei partner che non c'entrano, dei partner, se vado a istituire un partenariato troppo sbilanciato dalla parte italiana, se io sono il capofila italiano, ovviamente questo non viene visto di buon occhio. Il partenariato deve essere bilanciato. E poi, la bontà viene dettata soprattutto anche dalla parte estetica. Nel senso che come lo rappresento io nel mio progetto, non lo scrivo soltanto, ma presento anche, utilizzo anche degli strumenti, dei quadri e delle matrici logiche che fanno capire comunque al valutatore che ho fatto dei ragionamenti legati a causa e effetti, no? Quindi questi sono un po', diciamo, i tre elementi che devono contenere o essere contenute all'interno del mio progetto. Quindi, io ho poi fatto una slide sui consigli su dei consigli che vi do per scrivere un progetto e quello che vi raccomando comunque di fare è ancora una volta partire proprio da un'idea chiara, legata, che sia strutturata sulla base di quelle delle politiche che l'Unione Europea, la Commissione vuole raggiungere.
perché se non si parte da lì si rischia di fare un progetto che vuole rispondere solo a una necessità di tipo locale. E ovviamente la prima domanda che dobbiamo porci, che mi sono posta, non so se avete notato quando ho compilato la matrice di finanziabilità, ha un valore aggiunto europeo, perché se quello che voglio fare fin da subito capisco che raggiunge gli obiettivi solo a livello locale, ovviamente è inutile che lo presento alla Commissione perché i valutatori non l'approveranno mai. E un altro aspetto fondamentale da tenere presente quando si deve redigere una proposta è avere delle idee molto chiare su quali sono gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere. E questi obiettivi devono essere comunque ripetuti all'interno della proposta che scriviamo, perché deve essere chiaro, comunque il messaggio che dobbiamo far capire anche al valutatore è che quegli obiettivi noi li vogliamo raggiungere e abbiamo comunque letto che la Commissione sta andando in quella direzione. E quindi vogliamo fare quella cosa perché andrà a risolvere un problema non soltanto nostro, ma anche di altri paesi dell'Unione Europea, di tutta l'Unione Europea. Quindi, altro aspetto fondamentale è andare a partire, cioè partire da un'analisi di contesto seria, nel senso che, e lo vedremo, io quando comincio a scrivere devo avere ben chiaro qual è il contesto mio di riferimento. Vi ho detto che comunque non è contraddittorio rispetto a quello che vi ho detto prima di conoscere bene quelle che sono le politiche europee, perché io devo inserire il mio aspetto locale in un ambito più ampio, cioè quello europeo. Quindi devo far sì che il mio problema locale sia collegato a quello che è invece europeo. E quindi io parto dalla mia analisi locale e vado a raccontare quali problemi sono legati al mio territorio. E lo faccio tramite soprattutto dei dati statistici non inventati, utilizzando proprio dei dati reali. Altro aspetto e punto fondamentale. Nel primo modulo abbiamo visto le fonti di informazione, cioè dove andare praticamente a trovare delle informazioni su progetti che sono stati finanziati. Quando scrivo un progetto e ho individuato il programma in cui andrò ad inserirlo, è assolutamente fondamentale andare a vedere quali sono stati i progetti finanziati, perché da lì poi mi faccio un'idea di quello che è stato finanziato, non solo, posso anche individuare dei partner che abbiano voglia comunque di lavorare insieme a me e che hanno già avuto comunque un'esperienza, visto che sono stati capofila partner di un altro progetto. La Commissione vede di buon occhio il fatto che si riprenda da un progetto che è già stato finanziato per svilupparne un altro sui risultati conseguiti da un progetto finanziato. Quindi per questo che è importante comunque leggersi gli abstract di progetti già finanziati, che ovviamente riguardano la tematica che andrò poi a sviluppare, no? E altro aspetto che ho scritto comunque in maiuscolo, evitare ovviamente di scrivere la proposta in pochi giorni, che è un errore soprattutto nostro come italiani. Nel senso che spesso e volentieri, appunto, aspettiamo la pubblicazione del bando, poi scrivere la proposta, non si fa, la proposta si scrive prima della pubblicazione del bando, la tengo lì, la faccio vedere al funzionario, individuo i miei partner e comincio ad elaborarla. Dopodiché, quando viene pubblicato il bando e mi rendo conto di quali sono effettivamente le azioni finanziate, al bando stesso, allora la sistemo, però ho già praticamente la struttura e ho già parlato con dei partner interessati. E
Altro aspetto fondamentale è legato appunto al cronoprogramma che deve comunque coincidere con l'aspetto legato appunto alle attività. E qui il consiglio è proprio quello di inserire delle scadenze più corte del necessario, perché comunque avendo, cioè facendo, sviluppando un progetto con altri partner, normalmente la scadenza difficilmente riusciamo a rispettarla. Quindi il fatto di metterla già nel cronoprogramma con una scadenza troppo lunga, poi diventa un problema chiedere ancora una volta di prolungare l'azione. Dico questo perché una volta che viene presentato il cronoprogramma, abbiamo visto scusate, nello scorso modulo che le tempistiche sono dettate dal bando, quindi il fatto poi di chiedere delle proroghe non è così semplice, perché le proroghe vanno motivate, perché se non riusciamo poi ad effettuare un'attività nella tempistica che abbiamo individuato, è un problema perché dobbiamo proprio motivare e spiegare alla Commissione cosa è successo. E vi assicuro che non è del tutto semplice, anzi, è molto complicato. Per questo motivo è importante comunque fare un ragionamento molto accurato sulle scadenze e rispettare le scadenze che sono all'interno del bando stesso per quanto riguarda il termine ultimo di fine progetto o le scadenze legate alle presentazioni e le valutazioni intermedie che la Commissione ci chiede. Come si fa a scrivere una proposta progettuale? Allora, abbiamo detto, partiamo innanzitutto dalla programmazione. Quindi, programmare prima di tutto, programmiamo attraverso la nostra matrice di finanziabilità. Quindi scriviamo il nostro piano, lo redigiamo e ci soffermiamo a pensare quale tipologie di finanziamenti, sia gestione diretta o indiretta, possiamo fruire, oppure altri bandi nazionali o di fondazioni possiamo utilizzare per finanziare la nostra attività. Una volta fatto questo, cominciamo a ragionare su un'attività e attività, obiettivo, quel che è, e da qui diciamo, partiamo per scrivere il nostro progetto. Abbiamo degli strumenti che possiamo utilizzare che ci aiutano a comunque scrivere il nostro progetto e ci conducono mano, ci conducono appunto nella stesura del progetto stesso. Il progetto praticamente è legato a quella che si chiama la struttura del quadro logico. Il quadro logico, che poi vedremo, viene rappresentato tramite delle matrici, è quello che ci aiuta sicuramente a individuare se il nostro progetto funziona o non funziona. Da che cosa è dettato il quadro logico? Il quadro logico nasce, come vi ho detto prima, dagli obiettivi che sono dalle politiche dell'Unione Europea che si traducono poi in obiettivi specifici del programma di riferimento e poi obiettivi che devo ritrovare o comunque devo descrivere all'interno del mio progetto. Non so se vi ricordate, io spero di sì, comunque se no possiamo anche ritornarci. Il regolamento del programma Europa Creativa iniziava con una descrizione delle politiche europee, dopodiché iniziava a descrivere gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le azioni del programma. La stessa cosa dovremmo fare noi quando scriviamo il progetto. Quindi dalla tematica, dalle priorità politiche dell'Unione Europea, io andrò a individuare l'obiettivo generale, l'obiettivo specifico e le attività del mio progetto. Ok?
Lo faccio andando poi praticamente ad inserirmi in quello che viene chiamato il Project Cycle Management, che sono praticamente le fasi della progettazione, che parte dalla programmazione, quindi ancora una volta matrice di finanziabilità, programmo. Dopodiché cosa faccio? Identificazione, significa che vado a identificare il programma e il bando in cui mi inserisco per presentare il mio progetto, formulo il progetto, lo realizzo e il progetto poi si conclude con la valutazione dei risultati che ho raggiunto. Ok? Questo è il ciclo di vita del progetto, quindi programmazione, identificazione, formulazione, realizzazione, valutazione. Che cos'è il progetto? Il progetto è praticamente non è altro che un mattoncino che va a contribuire alla realizzazione delle politiche dell'Unione progetto europeo, alle politiche dell'Unione europea. Poi ci sono progetti nazionali che ovviamente contribuiscono a degli obiettivi nazionali. Oppure progetti che presenta la fondazione bancaria che si inseriscono in quel contesto, però sempre il quadro di riferimento è legato alle politiche europee, quindi anche se presento un progetto a una fondazione bancaria, il mio riferimento, se lavoro in un ambito culturale, è ovviamente quello europeo, anche se presento un progetto alla fondazione. Perché cosa fa il mio progetto? Il mio progetto contribuisce, è come se fosse un piccolo mattoncino che contribuisce alla costruzione della grande casa, quindi alla realizzazione da parte della Commissione europea dei suoi obiettivi. Quindi per questo che è fondamentale che contenga il valore aggiunto europeo, perché se non lo contiene la Commissione non lo finanzia. Ok? La stessa cosa dicasi per i progetti a gestione indiretta. Questa slide vi mostra le tappe della progettazione che appunto quello che abbiamo detto prima, vale a dire io parto dalla mia situazione iniziale, quindi la situazione iniziale è legata a quelli che sono gli obiettivi del bando che una volta identificato il bando di riferimento, ma ancora prima parto dalla programmazione, quindi il programma, e dopodiché faccio questo matching con le opportunità che ci sono a livello finanziario, vado ad identificare il programma di riferimento, nel momento in cui ho il bando pubblicato, identifico il bando e comincio a compilare il progetto. A scrivere il formulario, a compilare il formulario e se viene finanziato a realizzarlo. Quindi il progetto cosa fa? Si parte da una situazione critica, quindi normalmente da una problematica, e per arrivare a una situazione desiderata, quindi a una soluzione della mia situazione, di quello che voglio raggiungere, perché praticamente io parto sempre con il riferimento alle politiche europee, ma dal mio contesto comunque locale. Ok? Spero di sì. Quindi, ancora una volta, questa slide vi fa vedere appunto che si parte dai criteri previsti dal programma, ancora prima dai criteri contenuti nelle politiche che l'Unione Europea ha pubblicato in relazione all'aspetto della cultura. E una volta identificate le politiche europee, io mi rendo conto se queste politiche hanno un collegamento con la mia situazione locale. Dopodiché identifico il programma e vado a identificare anche le attività che posso vedere finanziate dal programma stesso.
Allora, l'approccio che vi stavo facendo vedere prima è quando scrivo un progetto, quindi quando mi accingo a scriverlo, dovrebbe essere un approccio legato al quadro logico. Come dice la parola stessa, è logico perché ovviamente al suo interno ha dei tasselli che devono essere collegati in maniera logica. Il quadro logico vi aiuta a progettare non soltanto progetti europei, ma qualsiasi tipologia di progetto voi scriviate, perché contribuisce un po' a mettervi, a sistemare in maniera logica quelli che sono i contenuti del progetto. Se io vado a scrivere un progetto senza avere la matrice del quadro logico sotto mano, rischio di non mettere insieme in maniera sequenziale i vari tasselli che vanno a comporre il mio progetto. E di questo se ne accorge subito il valutatore che poi legge il progetto stesso. Il quadro logico quindi è uno strumento che dovremmo iniziare e dovrebbe essere utilizzato tutte le volte che si scrive un progetto. Noi andremo a scriverlo insieme, cioè a redigerlo insieme, e voi farete poi un'esercitazione specifica sulla stesura di un quadro logico. Come è fatto il quadro logico? Il quadro logico ha al suo interno che cosa? Al suo interno, fatto così praticamente, degli obiettivi generali. Lo scopo del progetto, che sono praticamente gli obiettivi specifici del progetto, i risultati e le attività. Dopodiché ha una colonna legata ai mezzi per raggiungere, mezzi che vengono utilizzati per svolgere le mie attività, mezzi che vengono utilizzati per raggiungere i risultati, mezzi che vengono utilizzati per raggiungere gli obiettivi specifici e gli obiettivi generali, e poi ovviamente i costi. Le precondizioni per il momento le lasciamo lì perché le vedremo praticamente la prossima volta. È logico perché praticamente vedete che io, come vi ho detto prima, io parto da che cosa? Da un mio problema che ho io da risolvere localmente. I problemi diventano che cosa? Degli obiettivi da raggiungere. Una volta che io ho raggiunto degli obiettivi, vado a conseguire dei risultati. I risultati io li ottengo tramite delle attività. Le attività le posso realizzare attraverso che cosa? Dei mezzi che me lo consentono. Questi mezzi devono avere comunque dei finanziamenti, quindi sono legati a dei costi, no? A delle spese che io faccio. Ok? Questa è la natura, diciamo, che sta alla base del quadro logico. Se io all'interno, diciamo, mi muovo tramite questo strumento, ho la possibilità di scrivere un progetto che una volta letto dal cioè che fa capire al valutatore che io ho ragionato in una maniera logica, perché sono partita da un mio problema. Il problema l'ho collegato a degli obiettivi da raggiungere. Questi obiettivi sono stati comunque, hanno dato dei risultati che sono stati ottenuti tramite cosa? Delle attività che ho raggiunto attraverso dei mezzi che ovviamente sono legati a dei costi. Quindi, se questa cosa viene fatta in maniera logica, questo ci aiuta indubbiamente a scrivere un progetto che viene letto e viene recepito dal valutatore in maniera positiva, perché si capisce subito quando un progetto comunque non viene scritto attraverso una matrice di quadro logico che aiuta. E spesso e volentieri i progetti non vengono finanziati pur avendo alla base un'idea formidabile, molto innovativa, però non vengono finanziati perché si capisce che questi tasselli non sono collegati in maniera logica. Quindi,
l'errore che si fa, l'errore più comune quando si progetta è quello proprio di scrivere il progetto all'ultimo minuto, e visto che per redigere il quadro logico ci vuole un po', adesso vedremo perché ci vuole un po' di tempo, e bisogna ragionare in maniera logica, e quindi creare questa matrice ci vuole un po' di tempo e di ragionamento. È per questo che vi dico di non aspettare che venga pubblicato il bando per scrivere il progetto. Io devo iniziare quindi a compilare la mia matrice di finanziabilità, individuare quelli che sono i miei obiettivi e attività che voglio raggiungere, vedere se, quali finanziamenti, a quali finanziamenti posso attingere, dopodiché iniziare a creare queste matrici. Al quadro logico però si arriva tramite altri strumenti che il quadro logico è praticamente qualcosa che andiamo con uno strumento che poi utilizziamo quando poi siamo in fase quasi di chiusura del progetto stesso, perché il progetto viene scritto attraverso altri strumenti che ci aiutano poi andare a compilare il quadro logico. Uno di questi è l'analisi dei portatori di interesse, e un altro, noi vedremo comunque l'analisi dei portatori di interesse e vedremo anche l'albero dei problemi. Infatti, qua praticamente vedete i metodi, diciamo, rappresentati, noi non riusciamo ovviamente a vederli tutti, ad esempio l'analisi costi-benefici non riusciamo a fare in tempo ad analizzarla, però riusciamo comunque a guardare, ad analizzare come metodo, indubbiamente la matrice dell'analisi dei portatori di interesse, l'albero dei problemi e l'albero degli obiettivi. Un altro metodo molto comunemente utilizzato è legato all'analisi SWOT, che è un'altra analisi che aiuta proprio nella fase, diciamo, predecisione, cioè quando ancora dobbiamo fissare il nostro obiettivo è capire se effettivamente è quello su cui si strutturerà tutto il nostro progetto.